L'evento che si è svolto presso il Parco Ugo Tasselli di Ascoli Piceno è un esempio positivo di collaborazione tra associazioni. La Picena Non Vedenti, con il supporto dell'assessore alle politiche sociali del comune di Ascoli Piceno, ha ricevuto due donazioni da altrettante associazioni. L'associazione Bella Cog di San Benedetto del Tronto ha effettuato una donazione in denaro. L'associazione Catapoint di Cupra Marittima ha effettuato una donazione in denaro e contemporaneamente ha donato delle chiavette USB contenenti audio con guide alla vela. Queste ultime sono importanti per far apprendere ai ragazzi non vedenti delle nozioni per approcciare alla vela, in modo tale da organizzare una giornata in estate in cui far provare questo sport ai nostri atleti. Siamo qui con due associazioni che ci sono venute a trovare, la SD Catapoint di Cupra Marittima e l'associazione Bella Cug di San Benedetto del Tronto, che hanno deciso di fare delle donazioni a noi della Picena Non Vedenti, ma soprattutto di attivare delle collaborazioni con noi, delle sinergie. Ecco, questo è molto importante perché nel momento in cui più associazioni riescono a collaborare insieme è sempre una bella cosa. Ecco, quindi ringraziamo i membri delle associazioni che hanno deciso di collaborare con noi e ringrazio l'assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni, che è anche lui presente qui con noi per questo momento. Allora, innanzitutto ringraziamo le associazioni che hanno contribuito ad organizzare questa giornata, quindi l'associazione Catapoint e Bella Cog. Sottolineo il fatto che queste sono due associazioni, una di Cupra Marittima e una di San Benedetto, e hanno collaborato per questa progettualità insieme all'associazione Piceno Non Vedenti, quindi proprio c'è un abbraccio di solidarietà importante che prende tutto quanto il nostro territorio. Quindi grazie soprattutto alle due associazioni che ho detto in precedenza per aver messo in campo la raccolta della loro solidarietà per organizzare proprio una progettualità che riguarda la possibilità di far vivere il mare anche a persone che non vedono. Quindi questo secondo noi è proprio una progettualità estremamente importante. Abbiamo parlato anche in riunione di voler allargare sempre più le attività insieme, veramente. Grazie a loro perché sono un esempio importante da seguire e un esempio che ci permette di unire sempre più in un abbraccio solidale tutto il nostro territorio. Quindi grazie anche alla Picena Non Vedenti per tutto quello che fa, ma ormai sono una realtà insomma di primo livello della nostra città, e quindi grazie veramente a tutti. Noi abbiamo intenzione quest'anno di invitare questi ragazzi a venire in catamarano con noi in barca, e intanto gli consegniamo una pennetta. Grazie. Dove trovate il nostro manuale letto dalla nostra amica Silvia Fontana, e quindi vi dà le prime nozioni di vela. Grazie. Poi dopo la pratica la potete venire a fare a maggio quando riapriamo. Grazie mille. Niente. Questa maglietta nasce per far conoscere tutte le associazioni del Piceno. In questo dicembre doneremo il nostro ricavato all'Associazione Non Vedenti di Ascoli, con la promessa che noi giocheremo a pallone con loro, giusto? Grazie. Voi venite con i catamarani, ma noi veniamo a giocare, va bene? Sì, promesso? Benissimo. Grazie. E bella gol! Mi raccomando, il fischietto. Noi dell'associazione dilettantistica Porta Romana, che è un'associazione che si dedica esclusivamente al calcio e al calcetto, anche quest'anno abbiamo avuto il calcetto, abbiamo da anni un sodalizio con la Piceno Non Vedenti, che anche loro praticano il calcio. E quindi questo è un sodalizio che si va cementificando e di anno in anno,
E quest'anno siamo ben lieti di poter stringere un accordo con l'associazione Cata Marà, che è di Cubra, Cata Point, vabbè, Cata Marà è quell'altro? Ho capito, vabbè, allora un errore mi ha tornato. Cata Point di Cubra Marittima per sentire la brezza marina. Grazie anche all'altra associazione, Bella Cugbe, è uno slang sanbenedettese, per me che sono ascolano all'80% è un po' difficile pronunziarlo, però siamo ben felici di stringere rapporti anche con questa associazione benefica. Grazie.